È tempo di andare, di procedere diritti verso il cambiamento. Così il candidato al Consiglio regionale per Fratelli d'Italia, Francesco Baldelli, che questa mattina ha inaugurato la sede elettorale a Calcinelli di Colli al Metauro. Baldelli, 45 anni, è stato prima consigliere e poi sindaco di Pergola per due mandati consecutivi e dal 2017 riveste la carica di vicepresidente nazionale dell'ANCI, l'associazione che riunisce 8.000 sindaci di tutta Italia. Ora torna di nuovo in corsa per proseguire le sue battaglie come quella della difesa degli ospedali con un nuovo piano sanitario e l'offerta di servizi efficienti e tempestivi. È giunto il tempo di andare diritti verso la giusta direzione, quella della tutela dei diritti dei cittadini e non dei poteri forti che costruiscono ospedali unici, che hanno distrutto la sanità pubblica del nostro territorio, ad iniziare da Fano, arrivando a Pergola, passando per Urbino, chiudendo gli ospedali di Cagli, Fossombrone e Sasso Corvaro. Noi siamo capaci di condurre solo delle battaglie a difesa dei cittadini e questo faremo, ad iniziare dal diritto alla salute e agli ospedali distrutti dalle giunte regionali che si sono succedute sino ad oggi. Baldelli è pronto a combattere per i diritti al lavoro, allo sviluppo, all'agricoltura e alle infrastrutture, settori che per il candidato di Fratelli d'Italia sono stati trascurati dalla giunta regionale uscente e in particolare dal Partito Democratico che ha mai governato la regione, ha detto Baldelli, e penalizzato la provincia pesarese. I politici di questo territorio hanno completamente abbandonato le infrastrutture della provincia di Pesaro Urbino. Pensiamo alla Fano-Grosseto, pensiamo alla Galleria della Guinza, ma ancora più importante in correlazione all'E78 è il collegamento tra la Quadrilatero e la Fano-Grosseto. Perché se non facessimo questo mediante l'intervalliva Fabriano-Sassoferrato, Pergola-Fossombrone, noi vedremo sempre canalizzati gli interessi turistici verso il sud delle Marche, ma anche gli interessi imprenditoriali. Sul tema della sicurezza invece che cosa si deve fare? Sul tema della sicurezza abbiamo visto alcune aggressioni anche ultimamente nelle nostre carceri. Dobbiamo ridare dignità alle nostre forze dell'ordine, dobbiamo potenziare gli organici, dobbiamo dargli quegli strumenti per garantire il nostro diritto a vivere tranquilli e pacificamente nelle nostre abitazioni, nelle nostre strade, nei nostri centri storici, nelle nostre città. Presente all'inaugurazione anche il candidato governatore Francesco Acquaroli, che ha focalizzato il suo intervento sulla competenza, la professionalità e l'unione del centrodestra, pronto a lanciare una nuova visione delle Marche con i cittadini e per i cittadini. In questi anni, ha precisato Acquaroli, sono stati privilegiati gli interessi di partito e non quelli dei marchigiani. Dobbiamo far diventare le emergenze e le problematiche della regione la nostra priorità. Finalmente si presentano le liste e da oggi tutto quello che è stato la discussione e l'organizzazione si trasforma in proposizioni in programma. È un esercito di candidati importante, un gruppo sicuramente dirigente che può dire la sua, che questa volta può garantire un'alternativa, il buon governo per la nostra regione, una nuova speranza che si può accendere.